entriamo nella complessità del tema, come ci suggeriva il nostro arcivescovo, e passerei la parola, ecco, considerando che noi salutiamo proprio Romano Magrini, che è il padre di Cristina, che è un esempio che tutti noi portiamo da 36 anni a fronte a una situazione di stato vegetativo. Quindi è un personaggio che proprio rappresenta la complessità di questo tema, è proprio il discorso sull'anima che ora il nostro arcivescovo, citando Papa Benedetto, ricordava. Quindi abbiamo oggi con noi personalità del mondo scientifico, del mondo del volontariato, del giornalismo, e appunto io vorrei prima di iniziare proprio la discussione esprimere un ringraziamento proprio all'associazione Insieme per Cristina, alla Fondazione Ipser e al quotidiano Avvenire, che è rappresentato dal suo direttore Marco Tarquini, che hanno curato l'organizzazione di questo quarto workshop nazionale in collaborazione con la Fondazione Gesù Divino Operaio. Io, dopo l'introduzione del nostro arcivescovo, passerei la parola a Salvatore Ferro, che è qui con noi, che fa parte dell'equipe della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito e porto i saluti dei due assessori alle politiche per la salute e alle politiche sociali e saluti della direttrice, che si scusa tantissimo ma che oggi non è riuscita a venire. Abbastanza rapidamente, la Regione negli ultimi, direi, 15-20 anni, tutto ciò parte dal piano sanitario regionale dell'allora 99-2001, ha cominciato una serie di politiche, sia nel campo sanitario che nel campo sociale, volte agli interventi sia nelle fasi dell'assistenza ospedaliera e territoriale sanitaria, ma anche nelle fasi dell'assistenza sociosanitaria, volti a promuovere in primis la domiciliarità delle persone con disabilità e delle persone in particolare con esiti di gravi cerebrolesioni acquisite. La rete assistenziale sanitaria parte già nell'allora 2002, ma poi più specificatamente nel 2005, in cui la Regione ha deliberato la riabilitazione delle gravi cerebrolesioni acquisite, che vede nella fase ospedaliera una serie di centri di livello superiore, di livello up, che sono centri di neuroriabilitazione, che in questo territorio sono rappresentati dalla Casa dei Risvegli presso l'azienda USP di Bologna e che, diciamo, rappresenta un punto rilevante per la fase ospedaliera di questo territorio. Per quanto riguarda la fase degli esiti, cioè dopo la fase dell'assistenza sanitaria, questa regione è stata già una delle prime che dal 2004 ha promosso interventi sociosanitari volti a promuovere la domiciliarità o l'assistenza in residenze con anche degli specifici assegni di cura, ma non solo assegni ma anche interventi a livello domiciliare. La Regione stessa ha preceduto quello che è stato il Fondo Nazionale della Non Autosufficienza e questa Regione, diciamo che adesso, rispetto a quello che il Paese ci dà, riesce a mettere a disposizione quota parte del Fondo Sanitario Regionale per, diciamo, finanziare tutte le attività rivolte
agli interventi per i disabili. Abbiamo un fondo regionale per la non autosufficienza che si aggira intorno ai 450 milioni di euro l'anno. Nel 2011 questa regione, e ci sono parecchi colleghi, vedo anche Mauro Zappolini e Luca De Nigris, abbiamo partecipato al tavolo per quanto riguarda l'accordo Stato-Regioni sugli stati vegetativi nel paese, e questa regione ha successivamente nel 2012 ha attivato un tavolo con le associazioni di volontariato, qui cito sempre, sempre importante citarle, cioè la Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico, la Rete degli Amici di Lucca rappresentata qui da Denigris, l'Associazione Insieme per Cristina Onlus e gli Amici di Eleonora e altre che non cito, con i quali abbiamo fatto un lavoro di verifica se la normativa regionale era aderente a quello che è stato l'accordo Stato-Regioni del 2011. Nella fase ospedaliera questa regione si occupa di prendere in carico circa 600 persone con grave cerebrolesione acquisita, di cui gli stati vegetativi rappresentano una quota, e vi faccio presente che il 51% di queste persone provengono da fuori regione. Fare la continuità assistenziale di persone che vivono in territori distanti dalla propria residenza, capite bene che non è semplice. Per quanto riguarda la nostra regione, il volere promuovere, vi dico che nel 2017 abbiamo avuto 650 persone con gravissime cerebrolesioni acquisite nella fase degli esiti, e di queste 400 sono assistite a domicilio, mentre la rimanente quota è assistita a livello residenziale. La regione ha sviluppato due tipologie di assegni di cura per le persone con minore problematiche. L'assegno di cura giornaliero si aggira sui 23 euro al giorno. Per le persone che sono maggiormente non autosufficienti si è sviluppato un assegno di cura di 45 euro al giorno. Considerando questo, mi avvio alla conclusione, sapete che nel 2016 il Paese ha emanato una legge del dopo di noi. Questa legge a livello nazionale ha previsto uno stanziamento complessivo di 90 milioni di euro per tutte le regioni, che sono state destinate alla regione Emilia Romagna 6 milioni e mezzo. Con questo finanziamento, la regione ha coinvolto tutti i distretti, i quali hanno presentato dei programmi di utilizzo di questi fondi che progetti sono stati vengono in qualche maniera valorizzati. Quelle che prevedono percorsi di uscita dal nucleo familiare di origine o da strutture non appropriate, progetti individuali per abitare in autonomia, interventi per sviluppare l'autonomia personale e interventi strutturali fino a 50.000 euro, oltre che ricoveri temporanei. Quindi mi pare che dalla fase acuta ospedaliera alla fase territoriale sanitaria e alla fase sociosanitaria, questa regione già da parecchi anni
ha previsto e continua a prevedere degli interventi non solo di tipo sanitario, ma anche sociosanitario, volti a promuovere una migliore qualità della vita delle persone con disabilità in generale e con gravi e con gravissime disabilità in particolare. Premiamo molto di più al coinvolgimento delle associazioni dei pazienti, a lavorare con i caregiver, proprio perché abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, perché come sapete più passa il tempo più le risorse da spendere nei sistemi sanitari saranno sempre più finite. Grazie e buon lavoro a tutti.